alla ricerca del posizionamento, perché insomma avere un posizionamento è importante. Roberto Carcano da tempo ha iniziato un percorso che parla di consulenza. In che modo e in che cosa siete differenti? Beh, intanto, come dire, dal nome Zero Starting Ideas si capisce che noi preferiamo lavorare sulla creazione di idee nuove, di percorsi concettuali che sono, se sono buoni, sono destinati ad andare lontano. E quindi, come dire, questo modo di lavorare nasce dalla consapevolezza che il mondo della comunicazione, il perimetro della comunicazione si è allargato tantissimo e che non è possibile conoscere bene tutto quello che sta dentro questo perimetro. Quindi noi cerchiamo di lavorare sulla creazione del valore attraverso la qualità del pensiero strategico creativo e poi la capacità di implementarlo organizzando e gestendo gruppi di lavoro fatti da esterni. C'è un lavoro, una case history che ti viene da citare perché è proprio esemplificativa di quello che per voi è il modus operandi? Sì, diciamo che il lavorare sulla creazione di senso è un progetto recente, un progetto per la verità, un percorso recente è stato quello di SLAM. SLAM IAM. Cioè nasce la piattaforma concettuale IAM che abbiamo creato noi, che vuol dire la persona al centro, quindi non solo capi d'abbigliamento, non solo performance, non solo idrorepellenza, non solo traspirazione, eccetera, 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 ma la persona sempre al centro delle cose, che vuol dire essere al centro di gare di Coppa America, ma vuol dire essere al centro anche di un giro in scooter dove hai bisogno di essere protetto dalla pioggerellina piuttosto che dal vento. Questo IAM poteva diventare un payoff, è diventato molto di più, è diventato il pilastro sul quale si erge tutta la costruzione di comunicazione. Ti faccio un esempio, se fai delle sponsorizzazioni, questa è un'azienda, è un marchio che fa tantissime attività, se fai le sponsorizzazioni diventi IAM Proud Sponsor of Barcolana piuttosto che IAM Marcello Lippi piuttosto che Mauro Pelaschier. IAM diventa anche il nome del magazine che prende il posto del catalogo, quindi IAM The Mag. Nel 2019 sostanzialmente erano i 40 anni della SLAM, quindi SLAM compiva 40 anni e essendo un'azienda nata a Genova voleva fare qualcosa di significativo a Genova, quindi abbiamo pensato di fare un regalo a Genova e quindi abbiamo messo in piedi una sorta di censimento fotografico con Settimio Benedusi e in una settimana abbiamo realizzato oltre 1300 ritratti. Ecco, questo progetto qui si chiama IAM Genova. Primo ritratto al sindaco della città, poi al governatore, quindi al mattino sostanzialmente andavamo presso le eccellenze a farne una sorta di contributo visivo. Il pomeriggio la gente veniva a Palazzo Ducale a farsi fotografare. Ecco, questo è un bel evento collettivo, partecipato, co-creato, che ha messo sostanzialmente il brand nella condizione di generare riconoscenza da parte della gente, che è quello che un regalo alla città dovrebbe fare. Tu lavori ovviamente a monte a valle, cioè hai dei clienti ma devi anche interloquire con agenzie, no? Con soggetti che operano nel mercato della comunicazione. Ecco, che consigli daresti a tutti loro perché insomma il sistema funzioni meglio e si riesca ad alzare l'asticella? Io direi di evitare la logica del padroncino, di quello che in qualche modo avendo una relazione fiduciaria con il cliente, il quale ti delega, come dire, la gestione delle proprie attività di comunicazione, pensare di riuscire a far tutto giocando al risparmio. Il senso è che non tutti sappiamo fare bene tutto, quindi dovremmo mettere insieme le nostre competenze e fare più sistema, una cosa che spesso tu, come dire, chiami. Ecco, riuscire a mettersi a fattor comune per creare più valore, perché quanto più siamo bravi nel mettere insieme le nostre competenze, tanto più creiamo senso, significato e qualcosa che lascia traccia nel mercato. E quindi voi, ecco, per alzare questa asticella, qual è la sfida che vi siete posti quest'anno? Beh, intanto quello di essere al servizio di colleghi, quelli che fino a ieri erano considerati i nostri concorrenti, come dire, che ci guardino invece come dei possibili partner. Questo è fondamentale.
perché, come dire, c'è molto più bisogno di noi all'interno di tante strutture che operano nel mondo della comunicazione di quanto non sembri. Il mercato dei clienti diretti è un mercato oggettivamente limitato nelle quantità e quindi noi crediamo che, come dire, poter lavorare per dei colleghi facendo sistema con loro in un rapporto assolutamente leale, ma in una logica di win-win, sia una strada, come dire, fortemente preferibile. Che augurio date al mercato per quest'anno? Beh, intanto, come dire, che quello che sta succedendo in questi giorni, che sono, come dire, che è su tutti i giornali, sulla bocca di tutti, come dire, faccia meno danni possibile, che quindi passi in fretta e ci restituisca una normalità della quale abbiamo un gran bisogno. L'augurio è che, come dire, chi ci governa, come dire, sappia come fare per tirarci fuori da una fase di rallentamento che dura purtroppo da tanto e che permetta sostanzialmente alle aziende, agli imprenditori, agli investitori di trovare soddisfazione in un mercato che oggettivamente è maturo ma può dare ancora tante soddisfazioni. Invece il desiderio che vorreste vedere realizzato per voi? Quello di essere, come dire, più al centro della scena, come dire. Siamo ancora molto provinciali, siamo ancora molto legati al fatto che ci sono tante logiche di innovazione nel mondo della comunicazione che prendono il posto delle motrici. Ecco, invece noi reputiamo che la motrice debba essere sempre pensiero, la ricerca del senso, la ricerca del significato delle cose, la promessa, quella che una volta chiamavamo la promessa e che è insita nel meccanismo umano, nella mente umana. Riuscire ad avere ancora la motrice che sta davanti e poi tutta la tecnologia, tutte le competenze, tutte le specializzazioni, come dire, attorno a quel tavolo in modo tale da contribuire a far sì che questa motrice possa arrivare dove deve.